varie opportunità. Siamo con Elena Tiracorrendo. Allora, una bella manifestazione che si va a concludere qui quest'oggi. Dal punto di vista delle istituzioni, cosa vuol significare questa bella mostra di oggi? Sì, davvero una bellissima iniziativa. Io ero presente anche all'inaugurazione. È un'occasione per il popolo uzbeko, ma anche per l'Umbria e per la nostra regione, di poter incontrare e conoscere culture apparentemente lontane, però in realtà molto vicine, perché avvicinate dal linguaggio dell'arte. Arte che è la base per l'amicizia tra i popoli e per l'amicizia anche tra uomo e donna, perché io sono appunto la consigliera di parità della regione Umbria e ho avuto modo di vedere che molte donne hanno esposto in questa occasione, compresa anche la nostra amica pittrice Aida. E chiaramente l'auspicio è che in futuro anche altre donne uzbeke possano essere presenti a eventi di questo genere. Colgo l'occasione di fare gli auguri al popolo uzbeko, perché oggi è l'anniversario della liberazione e quindi so che è una grande festa dell'indipendenza esattamente. E quindi faccio veramente tanti auguri a questo popolo che possa continuare in un percorso di pace e di crescita civile e sociale. Noi di RDM abbiamo appena intervistato anche il sindaco di Gubbio. Quando riescono ad unirsi queste forze dalla regione, passando per i comuni, arrivando poi alle varie organizzazioni sul territorio, i risultati si vedono? Certo, è sicuramente importante che ci sia sinergia tra le istituzioni. Io sono la consigliera di parità della Regione Umbria, quindi una figura che si appoggia alla Regione ma che non è proprio all'interno della Regione. Comunque, in ogni caso, quando le istituzioni collaborano, sicuramente le iniziative private, perché qui parliamo di iniziativa di un'associazione privata, possono portare frutto e quindi quello che è il potenziale della società può in qualche modo svilupparsi a beneficio di tutti. Bene, oggi quindi si accennava alla festa dell'indipendenza, solitamente come viene festeggiata? Ci sono tantissimi fuochi artificiali, ci vengono a gente che scendono sulla piazza, ballano, cantano, poi ci sono anche tantissime piazze che offrono da mangiare alla gente, è una grandissima festa che ha una grande risonanza, sono tutte allegre e felici. E allora volevo ringraziare a tutti e fare auguri al popolo uzbeko e al presidente dell'Uzbekistan Islam Karimov, cioè ringraziare a tutti quanti e anche ai pittori uzbeki che sono venuti e che ci siamo riuniti e abbiamo fatto una bella festa di amicizia tra Italia e Uzbekistan. Grazie. Noi ringraziamo te, Aida, per questa bella mostra d'arte che poi ha unito anche musica e tutto quanto fa arte. Grazie. Presso gli arconi del Palazzo dei Consoli siamo all'ultimo giorno del Festival dell'Amicizia Italia-Uzbekistan. Siamo veramente onorati di aver avuto con noi gli ospiti uzbeki, gli artisti che hanno appunto partecipato a questo grandissimo evento. Siamo fieri e orgogliosi che loro abbiano accettato di far parte di questo festival e di aver accettato il nostro invito. Passerei quindi la parola ad Arnaldo Pauselli per gli auguri alla Repubblica dell'Uzbekistan. Anch'io ringrazio vivamente e faccio tanti auguri al presidente dell'Uzbekistan, della Repubblica dell'Uzbekistan e al suo grande popolo, sperando che il futuro sarà sempre così, sarà sempre nella felicità, nella sicurezza soprattutto. Nei tempi che corrono penso che sia una cosa importante. Auguri, auguri tantissimi. Io auguro tanta felicità a tutto il popolo uzbeko e ringrazio tutti i pittori, gli artisti che sono qui convenuti, perché sono dei grandi artisti e ho piacere io come artista stesso di congratularmi con loro di questa bella mostra e congratulazioni nuovamente e faccio tanta felicità.